giovedì 6 maggio, ben trovati con il TG Distretto. L'edizione di oggi si apre con un'anteprima. Questa sera Ceramicanda sarà interamente dedicata all'intervista rilasciata al direttore Roberto Caroli da Romano Minozzi in occasione dei 60 anni di Iris Group. Sentiamone un breve estratto. Io sono un appassionato della ceramica, ho scelto la ceramica quando, allora, giusto nel 61, imperava la plastica. Ho detto, ma in un mondo di plastica poi moriremo dentro un sacchetto di plastica. Quindi scelgo la ceramica, è un prodotto naturale, quindi alla lunga il prodotto della natura verrà fuori e sta venendo fuori nel mondo. Quindi abbiamo fiducia nella ceramica e portiamo avanti la nostra ceramica con Ceramicanda. Da domani la puntata con Romano Minozzi sarà sul sito di Ceramicanda, www.ceramicanda.com, e naturalmente anche sull'app. Dati in miglioramento nel primo trimestre 2021 per il porto di Ravenna, la merce movimentata è aumentata del 4,1% rispetto al 2020, stesso periodo. A marzo le materie prime ceramiche, quelle che ci interessano più da vicino, hanno toccato le 340.000 tonnellate movimentate, facendo segnare un più 22%. Dalle stime di chiusure ordinative per il mese di aprile, sembra, fanno sapere dal porto di Ravenna, in arrivo una vera e propria ripresa. Il Dispetto di oggi ci porta addirittura fino a Roma, vediamo. San Giorgio, patrono di Sassuolo, e San Bartolomeo, patrono di Casalgrande, pare non possano farci granché. I due comuni, allora, alle prese con la grana del Ponte della Veggia, di cui sono comproprietari, puntano su San Recovery, nel senso di Recovery Fund o Recovery Plan, la sostanza non cambia. L'auspicio delle due amministrazioni è che, magari attraverso la Regione, le risorse necessarie possano arrivare dalla pioggia di miliardi che l'Unione Europea rovescerà sull'Italia. Nel dubbio, il sindaco di Sassuolo Gianfrancesco Menani ha già fatto un paio di viaggi a Roma per perorare la causa, attivando contestualmente gli uffici a reperire tra le pieghe di bilancio risorse da destinare al ponte, ove il governo rispondesse solo in parte alle richieste dei comuni. Per mettere in sicurezza l'infrastruttura, progetti alla mano, servono infatti non meno di 6 milioni di euro, 3 per comune. Inutile dire che né Casalgrande né Sassuolo ce li hanno oggi in cassa e probabilmente non li avranno nemmeno domani. Tanto vale puntare su Roma, che è città santa per definizione, e magari affidarsi a San Recovery. Hanno superato quota 1000 i progetti d'architettura e interior design presenti nella galleria progetti di www.ceramica.info. Nella galleria progetti si sono aggiunti recentemente altri 28 marchi di aziende ceramiche italiane coinvolti con i loro prodotti nella creazione di progetti di architettura e interior design, che hanno permesso di realizzare 46 nuovi reportage. Questi ultimi portano a quota 103 il totale dei progetti pubblicati, mostrando le superfici ceramiche di ben 90 differenti marchi italiani. Ed ora veniamo ad Adolfo Ortais on the road con il nostro studio itinerante e vi portiamo oggi a scoprire Gappe 2. Sono partito nel garage di mio padre, lui per fortuna non aveva la macchina. Ho cominciato pian piano a lavorare e sono stato aiutato dal comprensorio. Ho avuto la fortuna di nascere a Sassuolo. Il Sassuolo mi ha aiutato molto. Ci vuole tanta esperienza, perché gli stampi sembrano tutti uguali, invece richiedono un'attenzione, una tecnologia notevole. Io ho sempre lavorato tantissimo per la qualità, la serietà, la qualità e il servizio post vendita, che è importantissimo. Noi abbiamo tre tecnici che continuamente sono presso i nostri clienti e al minimo problema noi siamo in grado di risolverlo anche in diretta. Gli stampi attuali, la piastrella deve essere perfetta dalla pressatura, non c'è bisogno di ritoccare, di fare niente. Isostatico significa che la parte inferiore è in un bagno d'olio, in base alle pressioni, che ci sono durante la pressatura, in pratica
in pratica la piastrella è perfetta perché si adatta continuamente. Le parti ad usura, che sono i punzoni inferiori e superiori, e quelle che noi chiamiamo la string, che è la cornice intorno, quelle non sono acciai, sono acciai specialissimi anti-usura, perché noi pressiamo della polvere che corrode la polvere, che lo stampo lavora un mese, due, tre mesi senza problemi. Il calcio: proseguono gli allenamenti del Sassuolo al Mapei Football Center in vista della trasferta contro il Genoa, in programma domenica alle 12.30. I neroverdi sono al momento ottavi con 53 punti, il Genoa è tredicesimo a 36. E anche quest'oggi chiudiamo con l'ammontare del debito pubblico italiano, che sfiora i 2.676 miliardi di euro. Arrivederci.